Prima ancora di vendere dobbiamo conoscere benissimo la nostra buyer persona. In questo video ti faccio vedere due matrici che puoi utilizzare per analizzare bene cosa vuole la tua buyer persona. L'analisi della buyer persona oggi è fondamentale, cioè sapere cosa vuole la buyer persona, quali sono i suoi bisogni, le soluzioni che vuole, i problemi che vuole risolvere, eccetera. Sono analisi comportamentali, non demografiche, mi raccomando. Certo, c'è anche un'analisi demografica, ad esempio l'età, perché se sappiamo che il 99% dei nostri clienti sono ragazze dai 14 ai 18 anni, è inutile fare una pubblicità ai 45 anni uomini, no? Perché è l'1%, magari neanche quello. Però oltre a quello, e di solito non è mai così netta la differenza, quello che ci interessa è il comportamento, perché magari i bisogni sono da 14 ai 65 anni, quindi tutte le persone in quel range d'età hanno quel bisogno e vengono da dove comprare un prodotto. Quindi i dati demografici possono aiutarci, ma poi sono i dati comportamentali. Andiamo a vedere due matrici che ti possono aiutare. La prima è questa, andiamo a vedere i comportamenti e i bisogni quindi della buyer persona. Prima di tutto, cosa vogliono comprare? Che tipo di prodotto? Ma nello specifico, ad esempio, ci sono dei prodotti e dei servizi che tu non vendi ma che potrebbero interessare delle micro nicchie? Che tipo di budget hanno? Che tipo di brand vogliono, no? Soprattutto, se tu non sei quel brand, ovviamente, perché cercano quel brand lì? In quel modo capisci perché le persone scelgono un brand piuttosto che un altro. Cosa preferiscono? Come preferiscono acquistare? Online? Beh, questo è importantissimo. Parlando con una persona attraverso un intermediario, immaginiamo che le persone nel tuo settore vogliono prima parlare con una persona, però tu sei solo online, non hai negozi. Come fai? Devi mettere ad esempio una chat sul sito. Devi mettere assolutamente il numero di telefono, vedo che tantissimo lo evitano oggi, ma non è sempre detto che sia la soluzione giusta, ok? Quindi se sai che questo è il modo preferito delle persone per comprare, tu devi aprire un canale di comunicazione anche se non hai negozi. Quando preferiscono acquistare? Quindi quando sono appena usciti nuovi prodotti, quindi devi fare delle campagne molto spinte durante le novità, durante i saldi, quando hanno un problema, anche questo è importante da sapere, no? Quindi devi fare la campagna durante il Black Friday oppure no? Se la maggior parte delle tue persone o molte persone comprano durante i saldi, durante il Black Friday tu devi assolutamente esserci, altrimenti potrebbe essere necessario non esserci perché ad esempio solo una piccola parte compra durante i saldi. E poi dove vogliono comprare? Quindi Amazon o l'e-commerce, quindi devi avere un e-commerce ad esempio, no? Grande tema degli ultimi anni, devi avere un e-commerce, oppure dal sito del produttore, oppure in negozio, anche quello può essere un'idea per te. Immagina che le persone nel tuo settore vogliono comprare vedendo un venditore e tu non hai negozi. Beh, allora puoi ad esempio creare dei temporary shop, ad esempio, per fare delle sperimentazioni. Insomma, questa matrice ti aiuta tantissimo a capire quali strategie devi utilizzare e cosa ancora non va nel tuo modello di business. Quest'altra tabella ti permette di vedere quali sono invece i bisogni della buyer persona, sia i desideri che i bisogni, e sia quelli evidenti e quelli nascosti. Allora, cos'è un bisogno? Un bisogno è qualsiasi cosa che spinge a fare un'azione, no? Quindi ho fame, ho bisogno di mangiare, ad esempio. Il desiderio è diverso, più un obiettivo, no? Quindi ho voglia di farmi una giornata in spa e quindi vado in una spa a rilassarmi. Ok, quindi dobbiamo sapere quali sono bene i desideri delle persone e quali sono i bisogni, come la nostra soluzione riesce a soddisfare quei bisogni. Ma poi devi stare attento a vedere i bisogni evidenti e quelli nascosti, o i desideri evidenti e quelli nascosti. Facciamo un esempio molto molto interessante che ho visto in una gara che si faceva abbastanza dura in montagna, una gara di trail running, ok, molto dura, molto conosciuta. Allora, questa gara ovviamente soddisfaceva un desiderio particolare, oppure anche un bisogno, possiamo dire. Quindi il desiderio, ad esempio, di essere parte di una ristretta cerchia di persone che riesce a fare quella gara perché era molto lunga, il desiderio di allenarsi per uno scopo particolare durante l'anno, no? Ad esempio, magari sono persone che hanno una vita tutto sommato abbastanza monotona, vogliono avere qualche kick di energia e lo hanno con quella gara. Quindi c'è quello, ma poi abbiamo notato analizzando il sito
che venivano offerte hotel abbastanza alti come stelle, con la spa, eccetera, eccetera. Perché? Perché c'era anche un bisogno nascosto, un desiderio nascosto, quello di farsi 3 giorni, 4 giorni, non mi ricordo quanto durava, la gara in perfetto relax, ok? Non solo è una gara dura, ma una gara di più giorni tra l'altro, è in perfetto relax, quindi mi faccio la mia gara, poi però mi rilasso la sera e quindi vado alla spa per 2 ore, mi faccio una cena magari in un ristorante molto bello, lo faccio una volta all'anno, quindi quella settimana lì, quei 5 giorni lì, sono dei giorni per me speciali. Ecco, questo mi raccomando è fondamentale. Pensa alle auto, ad esempio, qual è il bisogno di un'auto, no? Che noi abbiamo? Quello di spostarci da A a B. Sì, ma secondo te le auto soddisfano un bisogno evidente o un bisogno nascosto? Quello di essere visti come professionali, quello di essere visti come di successo? I bisogni nascosti nelle auto sono molti di più rispetto al bisogno singolo di andare da A a B. Se fosse solo il bisogno singolo avremmo tutti la Panda, ok? E quindi non è così. Ecco, queste sono 2 matrici che ti possono far studiare la buyer persona con molta attenzione per capire quali sono i suoi comportamenti, quali sono i suoi desideri, i suoi bisogni. Mi raccomando, i desideri e i bisogni anche nascosti, per offrire dei prodotti, dei servizi che siano veramente differenziati, perché magari tutti offrono la gara, no? Però nessuno offre la gara con l'hotel a 5 stelle, bellissimo, con la spa, che uno dice, ah, finalmente mi faccio una settimana anche di relax, oltre che sudando 7 camicie tra le montagne per fare questa gara. Quindi questo è un punto di differenziazione che potrebbe essere molto utile nella tua strategia. Utilizza queste 2 matrici per conoscere veramente bene le tue buyer persona e soprattutto i loro desideri e i loro bisogni.